giù. Ciao a tutti ragazzi, io sono BeonGamer e anche oggi siamo tornati con un appuntamento di PES 2018 in modalità MyClub. Oggi gentaglia e vi mostro un altro metodo per farmare GP all'interno di MyClub, che se sarete anche fortunati potreste arrivare a fare anche circa 20.000 GP in un'ora e anche più. Ora, chi gioca a MyClub praticamente da 2 anni a sta parte conosce benissimo questo metodo. Quindi signori, evitiamo commenti del tipo "ha scoperto l'acqua calda", perché sarebbe totalmente fuori luogo. È normale che questo video è rivolto a chi si è approcciato da poco a PES 2018 e ovviamente MyClub. Ma questo metodo si può applicare tutti i giorni? No, soltanto quando si possono fare le competizioni sim. Ma qual è la prima cosa che dobbiamo fare? Il primo passo da fare è quello di crearci letteralmente una squadra di scarsoni. Come state vedendo, io sto utilizzando Aramburu, che è il primo allenatore che ho preso. In formazione, tra i titolari ci stanno soltanto Palle Bianche e 2 Bronzini, mentre in panchina, come potete vedere, ho i giocatori più forti che ho in questo momento. Ma state ben attenti ai costi gestionali dell'allenatore. Io in questo caso non supero i 220, ma nel caso in cui superassi i 280, ballerei totalmente lo spirito di squadra, il che sarebbe controproducente. Ma ora spostiamoci all'interno della competizione sim. Come potete vedere, inizio della competizione alle 16.35 e alle 16.84 io ero già pronto lì ad entrare ed iscrivermi, anche perché la competizione ha una capacità limitata di 1000 iscrizioni. Una volta che partite la competizione, ragazzi, dovete subito, immediatamente ricercare il vostro primo avversario. Come avete visto, ho perso la prima partita per 2-0, ma il premio in GP è di 1224. Ritornati nella nostra home della competizione, signori, ricercate immediatamente il secondo avversario. In questo caso vinco la seconda partita per 1-0 e come premio in GP ricevo ben 3264 GP, appunto. E siamo a 4488 GP nel giro di 10 minuti. Terza partita pareggiata e in questo caso ricevo 2040 GP e saliamo a 6528. Pareggiato anche la quarta partita per 0-0 e anche in questo caso ricevo altri 2040 GP e arriviamo a 8568 GP. Riesco a vincere anche la quinta e penultima partita e ricevo 3264 GP e signori arriviamo a 11832 GP. Purtroppo perdo l'ultima partita per 2-0 e in questo caso ricevo altri 1224 GP. E come potete vedere, il totale di GP in un'ora è di 13.056. Dico in un'ora perché tutte le competizioni di MyClub ti danno letteralmente un'ora per poterti qualificare alle fasi successive. Alla somma dei GP accumulati durante le partite dobbiamo anche aggiungere 500 GP per la partecipazione alla competizione. Inoltre, se sarete fortunati con una squadra del genere a qualificarvi alla fase successiva, i premi in GP saranno molto ma molto più alti. Insomma signori, come avete potuto vedere anche con i vostri occhi, senza nemmeno giocare in un'ora ho fatto più di 13.000 GP, senza nemmeno andare a ritoccare i contratti dei top player. Che dire signori, io ovviamente spero di esservi stato utile anche in questo caso. Prima di chiudere il video però vi esorto, vi invito a passare dal canale di Crisabbo e MidalTube, di cui trovate il link qui sotto in descrizione, e sempre qui sotto in descrizione trovate anche il link di PES Italian Bar, il nostro gruppo di Facebook. Detto ciò signori, io ovviamente spero che il video vi sia piaciuto, quindi vi lasciate un bel pollice in su e commentare. Alla prossima, ciao!